Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo di mindfulness. Lo facciamo con la nostra ospite, Michelle Manias, che è una life coach. Michelle, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, grazie di essere con noi. Allora, mindfulness è un qualcosa che forse tutti abbiamo sentito nominare, però magari non tutti sanno di che cosa si tratta. Quindi la prima domanda che vorrei farti è proprio che cos'è, che cosa si intende? Allora, la mindfulness è una disciplina, è una pratica che coinvolge l'arte di essere consapevoli del momento presente, in modo totalmente intenzionale e senza giudizio. Diciamo che è una pratica che ti porta a sperimentare l'attenzione attiva e aperta verso l'esperienza che si sta vivendo in quel preciso momento, e attraverso l'utilizzo di tutte le percezioni che possiamo avere, quindi sia a livello fisico, a livello emotivo, ma anche mentale. La mindfulness ha radici in realtà molto antiche, sebbene sia una disciplina relativamente recente, perché trae beneficio dalle pratiche del buddismo, quindi di più di 2500 anni fa. Tuttavia è stato John Kabat-Zinn, che era un professore, è un professore della facoltà di medicina del Massachusetts, che ha introdotto questa pratica nel contesto occidentale all'incirca alla fine degli anni 70, introducendo quello che viene chiamato il protocollo di Mindfulness Based Stress Reduction, ovvero è una pratica rivolta alla riduzione dello stress. Infatti attraverso le pratiche come la meditazione, la consapevolezza del respiro, la consapevolezza delle proprie emozioni e dei pensieri, così come del proprio corpo, è possibile ridurre quelli che sono i livelli di stress delle persone, aiutando a gestire meglio quindi le sfide che possiamo avere nella quotidianità e affrontare meglio anche tutte quelle situazioni che di fatto sono stressanti, con molta più calma e chiarezza mentale. Quindi i benefici sono veramente tanti. Sono veramente tanti, sì. Infatti a livello più ampio possiamo dire che la mindfulness ci aiuta a essere molto più concentrati e attenti nelle azioni che facciamo quotidianamente, senza di fatto magari fare un'azione e pensare alle altre 100 che dovremmo fare dopo. Questo è un classico, perdonami, ma è una cosa proprio comune. Eh sì, infatti soprattutto mi viene sempre in mente l'esperienza che possiamo avere quando guidiamo, che di fatto noi stiamo guidando, ma la nostra mente è da tutt'altra parte. E questo distacco dalla realtà spesso è causa di incidenti. Infatti. Di fatto poi porta enormi benefici anche a livello di comunicazione nelle relazioni con le persone, perché diventiamo molto più consapevoli anche di quello che diciamo e del modo magari anche in cui lo diciamo. E questo permette anche di ridurre il rischio di incomprensioni e di fraintendimenti tra le persone. Poi ci sono stati segnalati dei benefici a livello di sonno, nella gestione dell'ansia, nell'aumento della consapevolezza anche delle proprie emozioni, aumentando quindi anche la resilienza anche nei confronti magari di avvenimenti che possiamo vivere che possono essere particolarmente difficili da affrontare. Quindi di fatto apporta benefici veramente in ogni campo della propria esistenza e basta un minimo di pratica giornaliera per riuscire insomma a godere di questi benefici. Anche perché sono benefici fisici, ma anche psicologici, psicofisici, diciamo. Sì, esatto. Sì. Io che cerco di praticarla quotidianamente, noto che il beneficio non ce l'ho solo a livello mentale, perché sono più concentrata, piuttosto che più presente nelle azioni che faccio, ma effettivamente anche il mio corpo vive al meglio quelle le esperienze che sto vivendo, e quindi non subisce, diciamo, il contraccolpo dello stress, perché non c'è.